Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Siamo con il presidente del Jazz Club, Lucio Gnalducci. Il Jazz Club, anche se è un'associazione di cittadini privata, è comunque un patrimonio di questa città e lo abbiamo visto in queste serate del jazz. Siete riusciti a catalizzare l'attenzione di tantissimi aretini e l'Arena Eden ha registrato il tutto esaurito. La struttura praticamente è diventata la culla del jazz, la Mecca, perché dalla prima volta in San Domenico, poi l'anfiteatro, alla fine siete riusciti a trovare una location eccezionale. La gente può arrivare, può cenare e può sentirsi due ore e mezzo di grande jazz. Quest'anno gli ospiti sono stati importanti, ma purtroppo avete sempre i problemi e le difficoltà per organizzare questa manifestazione. Se non ci fosse l'ACI probabilmente non la fareste. Il comune non investe in cultura e quando non si investe in cultura è un grande danno per tutta la comunità. E si dà il caso che Arezzo sia la culla della musica in quanto il signor Guido Monaco ha inventato il pentagramma ad Arezzo, quindi dovrebbe essere la città della musica per eccellenza. Certo, purtroppo le cose stanno andando come tu hai esposto prima. Io penso che, anzi noi pensiamo che questo sia un Summer Jazz veramente memorabile in quanto sono 9 concerti innanzitutto, 2 concerti per sera e la seconda sera ci sono stati 3 concerti. Abbiamo dato importanza molto ai giovani quest'anno del territorio. Ma l'avete anche allevati i giovani? L'abbiamo allevati, sì, bravo. Anche allo spazio Seme d'Inverno, tutte le vostre sessioni e alla fine abbiamo visto anche in queste serate un Marzio Tacconi alla batteria completamente rinnovato. Trasformato. Bravissimo, sì, dalle prime volte che eccezionale, suonava. È stato veramente eccezionale. Cuseri alla batteria, ma poi insomma sono stati degli ospiti. Il primo concerto con Dario Napoli è stato veramente eccezionale. Io voglio dare importanza molto al direttore artistico che è Maurizio Bozzi, Bozzorius in arte, in quanto veramente con questo programma andiamo a toccare tutti gli stili del jazz, perché il jazz è una grande strada con tante derivazioni. Noi queste derivazioni le tocchiamo tutte. È una musica che non morirà mai perché è una musica di libertà. Di libertà, è una musica di libertà. Si sa dove è nata, quindi per i motivi che è Lucio nata. Gnalducci, io sono rimasto colpito da una cosa. L'ultimo assessore alla cultura che era presente tutte le sere al jazz quando si faceva l'anfiteatro è stato Camillo Brezzi. Esattamente. Dopo di lui, grande, grandissimo. Il sindaco non si è mai visto. No, ma non solo il sindaco, nemmeno gli assessori. Ora l'assessore alla cultura è scusato in quanto è in ferie, era a Roma e quindi me l'ha motivato il motivo perché non è stato presente, mi ha chiamato e me l'ha detto, quindi è scusabile, ma non vedere un assessore a una manifestazione così importante, perché veramente è importante, perché abbiamo chiamato degli artisti importantissimi, molto importanti, a livello nazionale.
e voglio spezzare una spada per Maurizio Bozzi, che è un grandissimo contrabbassista a livelli internazionali. Lo abbiamo sentito. Insomma, noi vogliamo fare questo SOS proprio all'amministrazione comunale. Le risorse vanno distribuite. Non ci può essere la cultura, esatto, di serie A o di serie B. Esatto. È chiaro che bisogna investire anche sul patrimonio che rappresenta il Jazz Club Arezzo, perché è veramente un patrimonio, una fifina di grandi musicisti, e lo abbiamo visto in queste sere. Quindi noi richiamiamo l'attenzione del sindaco, lo invitiamo il prossimo anno a venire, magari va in vacanza il giorno dopo, ma si faccia vedere, e così gli assessori anche questi devono venire, perché l'Arena Ede è stata una cosa veramente, una scelta azzeccatissima. L'Arena Ede non può chiudere, perché sarebbe un altro danno. No. Comunque, Massimo, io ti devo fare una confidenza. Io sono stanco di andare a pietire, a inginocchiarsi, a fare la questua, a chiedere. Io non ce la faccio più proprio. Certo. Non si riesce più a sostenerlo un progetto del genere, lo capisci te? C'è bisogno di un sacco di cose che ti ruotano intorno. Non ce la facciamo più. Quindi è importante il ruolo del comune, è importante avere dei partner, ci sembra che ci sono tante aziende che fanno capo poi all'amministrazione comunale, che sponsorizzano tante iniziative, ecco, lo facciano anche per il Jazz Summer, perché è un patrimonio che dobbiamo conservare. Caro sindaco, noi le facciamo questo appello, ci pensi, e questo anche all'assessore Macri. Siamo la città della musica, e come tale abbiamo e dobbiamo difendere il patrimonio musicale che abbiamo. Esattamente. Io ti ringrazio di questa intervista, spero che sia ascoltata da quelli che tu hai nominato prima. Speriamo. Ci ascoltano, stanne certo. Bene, noi chiudiamo qui SOS Arezzo TV, ci vediamo domani sera per una nuova puntata. Grazie a tutti, e continuate a seguirci anche con la nostra pagina Facebook.